Fano è particolarmente ricca di associazioni di volontariato che operano in diversi campi, da quello sociale a quello della cultura, a quello del turismo, a quello della protezione civile. Ma l'associazione che è stata presentata in questi giorni nella Chiesa del Suffragio copre un campo d'azione che ancora oggi aveva un gran bisogno di sostegno, quello a favore delle vittime di violenza. È nata così Alba Rosa, il cui obiettivo prioritario è quello di tutelare le donne. Ecco perché Alba Rosa. Oggetto di soprusi da parte dei loro mariti, padri, compagni, fidanzati, maneschi, una protezione che si concretizza nell'accompagno nel momento in cui le vittime devono uscire di casa e nella tutela all'interno delle mura domestiche. La violenza va sempre denunciata, ma è dopo la denuncia che la vittima diventa più fragile. La nuova associazione è stata presentata dal luogotenente Antonino Barrasso, ex comandante della stazione dei Carabinieri, prima di Marotta, poi di Fano, che si avvale della collaborazione di tante persone, diciamo così, addette ai lavori. Sentiamo. Alba Rosa nasce da un gruppo di colleghi e di amiche dove parlavamo di migliorare la tutela alle vittime di violenza domestica. C'era una lacuna tecnica, perché quando i casi sono molto eclatanti le misure della Procura della Repubblica sono molto molto urgenti e quindi l'allontanamento, il divieto di avvicinamento scatta immediatamente. Nei casi in cui la querela è un po' più meno grave, diciamo, queste persone restano, prima che vengano assunte decisioni, 4-5 giorni alla loro mercé. E qui noi ci siamo proposti di accompagnarle nella vita quotidiana, casa lavoro, casa spesa, casa scuola per i figli o l'assistenza ai genitori anziani, insomma i luoghi dove abitualmente una persona va. Non siamo guardie del corpo assolutamente, siamo dei testimoni, tant'è che operiamo con body cam, registriamo tutto quello che accade dove la legge ce lo consente e serve a dare un po' di tranquillità, serenità a queste persone, a dissuadere chi ha intenzioni magari bellicose e paradossalmente può essere anche utile al presunto autore, perché nei comportamenti virtuosi registreremo anche quelli, insomma. Comandante, lei ha una consolidata esperienza nel campo della tutela dell'ordine pubblico grazie alla sua lunga militanza nell'Arma dei Carabinieri. Si è già confrontato con casi simili? È presumibile che ci siano casi che vengano denunciati, che ancora sono latenti. Non dimentichiamoci che chi è vittima di violenza, normalmente quasi sempre le donne, hanno sempre quell'atteggiamento di salvaguardia della famiglia, non vogliono mai arrivare alla rottura definitiva in modo traumatico, oppure hanno talmente paura che rivolgersi all'autorità secondo loro è sbagliato, e invece è al contrario, è denunciare che li aiuta a venirne fuori e non omettendo.